Buongiorno, sono Lorenzo Veltri, giudice del Guinness World Record. Sono qui per verificare che... Obiettivo centrato, il record mondiale di energia elettrica generata in 12 ore pedalando su speciali biciclette è stato stabilito a Orio Center. Il record, ben 16,2 kW, è stato raggiunto grazie a 380 ciclisti che nell'arco delle 12 ore si sono alternati a pedalare su speciali bici generatori. Biciclette in grado di produrre energia pulita installate nella galleria del centro commerciale nell'ambito di Love Energy, una vera e propria maratona della solidarietà a favore delle donne meno fortunate. Siamo aggregati come squadra, ci è stato chiesto di partecipare per la buona causa e siamo venuti qua, la nostra ora prenotata. Dovrebbe essere una giornata così. Sì, loro devono pedalare, ma quelle che pedalano di più siamo sempre noi donne. Al termine dell'evento solidale, il corrispettivo in denaro dell'energia prodotta è stato donato al centro di accoglienza femminile Sara Casa di Bergamo, che opera sotto l'egida della Caritas, ospitando donne in difficoltà o vittime di abusi. Siamo sempre molto disponibili per la solidarietà, in questo caso la Sara Casa, che aiuta le famiglie e le donne bisognose. A certificare lo strepitoso risultato è stato il noto giudice ufficiale del Guinness World Record Italia, Lorenzo Veltri. Il regolamento prevede che non c'è un limite di partecipanti a questo tentativo di record, non c'è un limite alle biciclette da utilizzare in questo tentativo di record, tranne che ogni partecipante dovrà pedalare per almeno un minuto di tempo. L'energia prodotta dalla pedalata verrà convertita appunto in energia elettrica attraverso dei generatori e al termine delle 12 ore verificheremo la quantità di kilowattori prodotti. Questa è la prima volta che viene tentato un record del genere e quindi sarà alla fine una novità assoluta.